dal mio cuore ai vostri cuori, direttissime anime, vorrei ascoltare in devoto silenzio i battiti dei vostri cuori per sentire l'alito delle dei vostri spiriti aleggiare vicinissimo al mio e renderli tiepidi di amore e pace. Vorrei le vostre lacrime nei miei occhi per sentire i vostri dolori e farli miei. Vorrei tanto tenervi tutti per mano nell'ora e nel giorno della gloria di Dio nel mondo. Vorrei che i cieli mi concedessero la grande gioia di poter costruire con ogni goccia del mio sangue un giaciglio di pace e di divino amore per ognuno di voi. Tutto l'eterno bene della cristica passione vorrei potervi donare con il canto dell'anima e la dolcezza nel cuore. Quando le vostre anime esultano nella luce della verità e vi sento pieni di fede e di speranza, tutta la mia vita diviene un fremito di fraterna tenerezza. Vorrei tanto sentirvi sempre, sempre, sempre uniti per essere felici, di sapervi lievito per il pane di Dio, la rete dorata del suo amore distesa nel fiume della vita. Esultate, fraterni anime, esultate in letizia per essere state toccate dallo Spirito Santo e nella sua luce risvegliate per opera di colui che splende nei vostri cuori. Siate sempre pronti ad accettare la sua carezza consolatrice e date a quanti potete il vostro respiro d'amore, purificato dal respiro eterno del Signore di tutti gli amori e di tutti i beni universali. I suoi angeli si accostano vicinissimi a voi e le loro aure consumano il male che tenta di asserirvi. Siate sempre con i cuori in pace, perché è vero che il vostro cammino è illuminato dalla luce del Creatore. Vorrei tanto sapervi pieni di fede per quello che ho voluto in questo giorno di questo tempo dirvi, affinché possiate credere nel mio fraterno amore e con esso nella verità che in me vive in eterno. Vorrei dirvi ancora che vi sento tutti nella mia anima ed insieme a voi in Dio, vostro Eugenio.